Amici, ben ritrovati. Come vedete, oggi non inizio il mio video nella solita maniera. No, poiché oggi non farò un video che parla di regolamento o meccaniche di OneD&D o di D&D quinta edizione. No, assolutamente, ma voglio fare un video speciale e dedicarlo a tutti coloro che sono indecisi se iniziare a fare o meno i Dungeon Master. Sì, poiché io a questo riguardo ho una sola e unica opinione. Essere Dungeon Master è bellissimo. Fare il Dungeon Master è impegnativo. Ci tiene impegnata la mente per giorni. Ci porta a documentarci su pile di manuali, a spendere soldi di supplementi, a leggere vecchi PDF trovati in rete, a spulciare blog, a leggere forum, a documentarci, a non dare mai buca, a sacrificare l'amorosa, il tempo intendo il tempo che si passa con lei e non proprio l'amorosa, e ad incastrare impegni. Tuttavia, questo mio video non ha lo scopo di scoraggiare chi vuole cimentarsi per la prima volta. Anzi, questo video è dedicato proprio a te, che sei indeciso se prendere questa strada o a dedicarti ad una vita sana e sportiva. Per fare il Dungeon Master non serve essere perfetti, né i migliori sul campo. Bisogna, prima di tutto, buttarsi. Anche per me è stato così. Avevo iniziato a giocare a D&D nel 93, quello della scatola rossa. Ma dopo 6 mesi, la vita di avventuriero mi stava stretta e volevo di più. Ogni volta che il Dungeon Master narrava una scena, la mia mente schizzava verso l'infinito ed oltre e immaginavo molte possibilità e conseguenze. Arrivai quindi alla decisione che dovevo provare anche l'esperienza di Dungeon Master per dare sfogo a questa mia immaginazione. Fortunatamente conoscevo un gruppo di giovani amici a cui narravo di D&D e di quanto fosse divertente. Loro fino a quel momento non avevano mai giocato a nulla se non i classici giochi da tavolo come Risico o Monopoli. Riuscii a incastrarli per una prima avventura. Fu amore per me e per tutti. Le mie prime avventure seguirono grosso modo quelle da me giocate con il mio Dungeon Master, non ne faccio vergogna. Ma fu proprio grazie a quella gavetta che presi coraggio e mi lanciai in un mondo fantastico e tuttora bellissimo. Ma perché fare il Dungeon Master è bellissimo? Una delle esperienze più belle che mi sento di condividere e la creazione di storie originali. All'inizio sono partito pure io con storie prefatte a cui aggiungevo particolari. Le mie fonti di ispirazione erano fumetti, libri, film, videogiochi ed infine mi sono lanciato con qualcosa di unico ed originale. Quando percepissi che i giocatori si stanno divertendo con una storia che è farina del tuo sacco, la soddisfazione è grandissima. A volte mi sono sentito un regista, altre volte un attore di teatro, altre volte invece sono diventato uno spettatore. Non c'è una regola. Quella che state creando con i vostri amici è una storia unica ed irripetibile.
a distanza di anni sono tornato alle avventure prefatte per mancanza di tempo, ora destinato alla famiglia, in quanto non ho sacrificato l'amorosa. Però i figli prima o poi cresceranno e tornerò libero. Che padre snaturato sono. A volte capita che la serata proprio non gira. Doveva essere una bella partita ed invece è diventata pesantissima. Il colpo di scena programmato non ha sortito l'effetto che avevo in mente ed è necessario intervenire per dare uno scossone alla storia. In questa operazione è necessario un po' di improvvisazione. È bellissimo creare aspettative, gestire incontri, introdurre colpi di scena, stravolgere e rilanciare la storia. Il Dungeon Master è come un cuoco davanti al forno. Con un po' di esperienza si impara ad alzare o ad abbassare la temperatura al tavolo, per fare in modo che si spanda quel profumino di buono in tutta la cucina e la partita diventi un'autentica scorpacciata. Attenzione però, il gioco non è vostro, la storia non è vostra e i giocatori non sono degli automi. La stessa storia, con Dungeon Master differente e giocatori differenti, può avere sviluppi inaspettati. Non siete un'app che tira i dadi e legge dei testi, ma siete appieno un giocatore. Ciò è meraviglioso e vi permette di improvvisare una parte nuova della storia o aggiungere particolari unici. A questo proposito, devo raccontarvi del mio primo Dungeon Master. Penso improvvisasse a meno il 90% della storia. Lui dava l'aggancio e forse aveva qualche mappa, ma il resto era istinto. Non spaventatevi di ciò, ma imparate ad uscire dal seminato e a gestire le situazioni. Bisogna fare esperienza. Improvvisare nuovi scenari è davvero bello. Attenzione però a prendere appunti. Come ciliegina sulla torta, cito le interminabili domande che ti ponevano i giocatori nel dopo partita. Andavi al pub e si parlava dell'avventura. Ne trovavi uno in treno e si parlava dell'avventura. E se ricevevi un messaggio, era per chiederti dell'avventura. Ascoltare le loro ipotesi era bellissimo. Messaggi via email, chat dirette, interminabili discussioni. Quest'ultimo passaggio, in teoria, non c'entra nulla su quanto sia bello essere Dungeon Master. Tuttavia, soprattutto se siete la prima esperienza, capita di aver paura di essere giudicati o di non essere all'altezza. Vi assicuro che è una cosa normale, ed anzi, capita anche ai veterani. Ogni tanto al tavolo si ospitano dei giocatori che invece di godersi la partita sembrano dei giudici del vostro operato. Ma le paure si affrontano e si superano. Non dovete dimostrare a nessuno di essere i migliori. Quando fate le cose con passione, vi assicuro che si sente. Siate genuini. Non abbiate paura di divertirvi e di divertire. Buttatevi nel gioco, si intende, poiché essere Dungeon Master è bellissimo.